Fratelli bianconeri e non, buongiorno. Dopo il video fatto ieri sera dove ho parlato di varie cose, oggi faccio questo video riferito a Patrick Schick. Allora, siccome molti mi chiedono cosa pensi dell'affare Schick, è stato giusto che la Juventus si sia comportata così, perdiamo. Allora, io ragazzi vi dico, su Schick non ho mai parlato molto perché preferivo aspettare le notizie non più ufficiose ovviamente, ma ufficiali. Cioè vuol dire avere l'esito degli esami in mano e poi poter dire per quale motivo la Juventus avrebbe continuato ad annoverare nelle sue fila Patrick Schick oppure avesse, diciamo così, annullato il contratto. Il contratto è stato annullato. Allora, ovviamente ragazzi, è chiaro che dispiace, perché io sono dell'idea, ma come penso tutti voi, anche del fatto che Schick sia veramente un talento importante. Ciò non toglie però che per prima cosa bisogna pensare alla salute del ragazzo, che sicuramente è la cosa più importante. Dopodiché è chiaro che va tutelata e quindi si autotutela la società, e allo stesso tempo va tutelato il patrimonio che poteva essere in primis Schick e che adesso invece è soltanto il potere economico. Allora, dal momento che Schick non è costato un'inezia ma è costato 30 milioni di euro e mezzo, ok, è chiaro che la Juventus ci ha voluto vedere da subito chiaramente. Quando sono state fatte le prime rilevanze mediche, da subito è venuto fuori un problema. Quindi vuol dire che il ragazzo ha un problema che non diciamo può essere importante, perché io questo non lo dico assolutamente, però è chiaro che se la Juventus arriva ad annullare il contratto vuol dire che un problema irrisorio non è, ma è un problema che potrebbe diventare importante. Io stamattina ho parlato con alcune persone di Torino, amici miei, i quali mi hanno detto: guarda, per quello che risulta a noi sembra che Schick soffra di aritmia. Ok, io non ve lo confermo questo, mi dicono queste notizie e io ve le riporto. Ora ragazzi, non so chi per voi è ferrato in materia o meno, ma le aritmie non sono cose da prendere così, alla leggera, sono cose da prendere con le pinze. Le aritmie possono diventare croniche e quindi essere molto 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 pericolose. Quindi è chiaro che la Juventus in primi ha pensato alla salute del ragazzo, in secondis ovviamente pensa anche alla tutela della società, intesa, come ripeto, come prima, come potere economico. Io personalmente non me la sento di biasimare la Juventus su questo, assolutamente non me la sento, anzi io credo che la Juventus abbia operato nel modo giusto sia per se stessa sia per il ragazzo, ovviamente. Però vi do questa notizia, non so, stamattina non ho letto i giornali via web come faccio tutti i giorni, non sono ancora entrato nei siti, quindi non lo so. Però da quello che sembra, la Juventus non avrebbe chiuso la porta a Schick. La Juventus però ci vuol vedere chiaro. La Juventus dice: guarda, io voglio con noi, però voglio essere sicura di che cosa prendo, cioè nel senso, tutelo te perché non voglio che ti succeda nulla, e allo stesso tempo noi abbiamo bisogno di un giocatore con il tuo potenziale, ma che ci sia, non che fra due mesi magari venga fuori un problema imponente e te ti fermi per tutta la stagione, o magari, facciamoci le corna, peggio.
Quindi la Juventus, da quello che mi risulta, non avrebbe chiuso le porte in faccia a Schick, ma gli avrebbe detto: guarda, adesso io ve la dico in modo molto crudo, chiaramente non gli avrà detto così, però magari gliel'avrà fatto capire, gli avrà detto: guarda, per il momento curati, perché adesso il ragazzo rientrerà a Genova, da quel che mi risulta, e da lì dovrà fare degli accorgimenti, cioè si dovrà vedere realmente quale sarà l'entità del danno che ha e porci le necessarie cure. Se è una cosa che si risolve, tipo quella di Lichtsteiner, in un mese e mezzo, due, magari lo portiamo a Torino a gennaio, perché questa è un'eventualità, di portare il ragazzo eventualmente a Torino da gennaio, perché io mi auguro di averlo con noi Schick, soprattutto non solo per il calciatore, ma perché questo vorrebbe dire che il ragazzo sta bene, ok? Quindi questa potrebbe essere una eventualità da ciò che si vocifera a Torino questa mattina, ok? Quindi io, ragazzi, personalmente sto dalla parte della società, assolutamente. Il presidente della Sampdoria continua a dire che il ragazzo è sanissimo. Il ragazzo, io non ho dubbi che sia sano, ciò non toglie però che il ragazzo ha un problema, ed è un problema che potrebbe diventare anche, ovviamente ci facciamo le corna, speriamo di no, ma potrebbe diventare anche grave. Quindi tutte le notizie che sono circolate nelle settimane scorse, ma la Sampdoria denuncerà la Juventus per il mancato accordo, ma la Sampdoria non può fare nulla, perché la ragione ce l'ha tutta la Juventus. Noi abbiamo preso un giocatore, pagato una barca di soldi, che però ha un problema enorme di cui voi non sapevate nulla. Io non lo so se a Genova sapessero qualcosa, probabilmente non lo sapevano, ma non sapendolo vuol dire che hanno fatto o le visite mediche sbagliate o se ne sono fregati. Mi viene da pensare questo, perché non vedo nessun'altra alternativa io. E siccome che invece alla Juventus, da questo punto di vista, siamo dei professionisti e lavoriamo in un certo modo, è chiaro che la Juventus ha detto: aspetta un attimo, questo ragazzo soffre di... valutiamolo prima, per carità, noi lo vogliamo portare a Torino, però... Quindi, ragazzi, ripeto, Demon sta dalla parte della società, assolutamente. Spero di avere con noi Schick, ma lo voglio sano e che ci possa dare dei benefici veri, reali. Questa è la cosa più importante. Ovviamente tutti questi discorsi passano in secondo piano riferito alla salute del ragazzo, che ovviamente, come dico, è la prima cosa più importante. Patrick deve stare bene per la sua vita, per la sua carriera, per tutto. Poi dove farà la sua carriera vedremo, se avremo la possibilità di annoverarlo tra i nostri, bene, altrimenti giocherà nella Sampdoria o magari in altre squadre che si vogliono accollare questo problema. Io personalmente è un problema che sono d'accordo con la società, non me lo accollo assolutamente. Il ragazzo deve giocare nella Juventus, ma deve giocarci da sano e senza problemi. Quindi, ripeto, le aritmie sono cose pericolose, non ci si può scherzare sopra. Quindi, ragazzi, questo è il pensiero di Demon. Io ripeto, ma è il pensiero che credo sia anche di tutti voi, no? Cioè, vogliamo Patrick Schick alla Juventus, ma vogliamo il giocatore come deve essere, quello che è, quello che non possa incorrere in rischi, quello che veramente può darci una mano sia a livello italiano sia a livello europeo, e secondo me ne ha tutte le credenziali Patrick. Però abbiamo bisogno di Patrick Schick, non del Patrick Schick incerottato. Questo è il pensiero di Demon, quindi il mio grande in bocca al lupo a Patrick, spero di vederti con noi ragazzo, e adesso guarisci, che è la cosa più importante, perché il problema c'è e un giorno ringrazierai la Juventus di questo. Oggi no, oggi magari sei un po' arrabbiato, deluso, ti dispiace e chi non ti capisce, ma un giorno ringrazierai la Juventus per
aver evidenziato questo problema che ti permette di curarti e perché no di guarire. In bocca al lupo, Patrick. Ciao a tutti.